Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiani, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi che è il giovedì 8 di luglio del 2021, noi stiamo qui per leggere la parola del Signore e devo dirvi che noi stiamo arrivando agli ultimi capitoli. Durante questa puntata leggeremo gli ultimi capitoli del libro di Prima Samuele. Già domani, venerdì, incominceremo i nuovi capitoli di un nuovo libro, del libro di Secondo Samuele, ossia la continuità di questo periodo della monarchia, inizio di questo periodo così importante per Israele e anche con tantissime lezioni importanti per la nostra vita. Quindi andiamo subito a leggere la parola del Signore. Noi leggeremo quello che ci rimane di questo libro, quindi capitolo 29, 30 e 31 di Prima Samuele, parola del nostro Signore. I filistei riunirono tutte le loro truppe ad Afek e gli israeliti si accamparono vicino alla sorgente di Israele. I principi dei filistei marciavano alla testa delle loro centinaia e delle loro migliaia, mentre Davide e la sua gente marciavano alla retroguardia con Achis. Allora i capi dei filistei dissero: «Che fanno qui questi ebrei?» Achis rispose ai capi dei filistei: «Ma questi è Davide, servo di Saul, re di Israele, che è stato con me da giorni, anzi da anni, e contro il quale non ho avuto da ridire dal giorno della sua diserzione a oggi». Ma i capi dei filistei si adirarono contro di lui e gli dissero: rimanda indietro costui, ritorni nel luogo che tu gli hai assegnato e non scenda con noi alla battaglia, affinché non sia per noi un nemico durante la battaglia. Infatti, come potrebbe costui riacquistare il favore del suo Signore se non a prezzo delle teste di questi nostri uomini? Egli non è forse quel Davide a cui si cantava nelle danze: Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi 10.000? Allora Achis chiamò Davide e gli disse: «Com'è vero che il Signore vive, tu sei un uomo retto. Vedo con piacere il tuo andare e venire con me nell'accampamento, poiché non ho trovato in te nulla di male dal giorno che arrivasti da me fino a oggi, ma tu non piaci ai principi. Ora dunque torna indietro, vattene in pace per non rischiare di far qualcosa che sia sgradito ai principi dei filistei». Davide disse a Achis: «Ma che ho fatto mai? Che cosa hai trovato nel tuo servo in tutto il tempo che sono stato con te fino a oggi, perché io non debba andare a combattere contro i nemici del re, mio signore?» Achis rispose a Davide e disse: «Lo so, tu sei caro agli occhi miei come un angelo di Dio, ma i principi dei filistei hanno detto: egli non deve salire con noi alla battaglia. Ora dunque alzati domani mattina di buon'ora con i servi del tuo Signore che sono venuti con te, alzatevi di buon mattino e appena farà giorno andatevene». Davide dunque con la sua gente si alzò di buon'ora per partire al mattino e tornare nel paese dei filistei. E i filistei salirono a Israel. Prima Samuele capitolo 30. I tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigioniere le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, le loro figlie e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza da piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israele e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal,
erano anche loro prigionieri. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie, ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech: «Ti prego, portami qua l'efod, Abiatar». Portò l'efod a Davide. E Davide consultò il Signore dicendo: «Devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò?» Il Signore rispose: «Inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa». Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini, 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente Besor. Trovarono per la campagna un egiziano e lo condussero a Davide. Gli diedero del pane che egli mangiò e dell'acqua da bere. E gli diedero un pezzo di schiacciata, di fichi secchi e due grappoli d'uva passa. Quando egli ebbe mangiato, si riprese perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. Davide gli chiese: «A chi appartieni? Di dove sei?» Quelli rispose: «Sono un giovane egiziano, servo di una amalechita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché 3 giorni fa mi ammalai. Abbiamo fatto una scorreria nella regione montuosa dei Cheritei sul territorio di Giuda e nella regione meridionale di Caleb e abbiamo incendiato Siclag». Davide gli disse: «Vuoi condurmi giù dove è quella banda?» E gli rispose: «Giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone e io ti condurrò giù dove è quella banda». Quando egli l'ebbe condotto là, ecco che gli amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani. E non uno ne scampò, tranne 400 giovani che montarono sui camelli e fuggirono. Davide recuperò tutto quello che gli amalechiti avevano portato via e liberò anche le sue due mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli né grandi, né figli né figlie, e nulla del bottino, nulla che gli amalechiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto. Davide riprese anche tutte le gregge e tutti gli armenti che quelli che conducevano questo bestiame camminavano alla sua testa, dicevano: «Questo è il bottino di Davide». Poi Davide tornò verso quei 200 uomini per la sua grande stanchezza. Non avevano potuto stargli dietro e che egli aveva fatto rimanere al torrente Besor. Quelli andarono a incontrare Davide e la gente che era con lui. Davide si avvicinò a loro e si informò sulla loro salute. Allora tutti i malvagi e i perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire: Dato che costoro non sono venuti con noi, non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato. Ciascuno di loro riavrà sua moglie e i suoi figli se li portano via e se ne vadano. Ma Davide disse: «Non fate così, fratelli miei. Riguardo alle cose che il Signore ci ha date, Egli che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Ci vi darebbe retta in questa cosa? La parte di chi scende alla battaglia deve essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli. Faranno tra loro parti uguali». Da quel giorno in poi si fece così. Davide ne fece in Israele una legge e una norma che hanno durato fino a oggi. Quando Davide fu tornato a Siclag, mandò parte di quel bottino agli anziani di Giuda, suoi amici, dicendo: «Eccovi un dono che viene dal bottino preso dai nemici del Signore». Ne mandò a quelli di Betel, a quelli di Ramoth della regione meridionale e quelli di Iatir, a quelli di Aroer e quelli di Sfimot e quelli di Estemoa e quelli di Rakal, a quelli delle città degli
Ieramiti e a quelli delle città dei Chinei, a quelli di Corma, a quelli di Cor Asan, a quelli di Attac, a quelli di Hebron e a quelli di tutti i luoghi che Davide aveva percorso con la sua gente. Prima Samuele capitolo 31. I Filistei diedero battaglia a Israele, e gli Israeliti fuggirono davanti ai Filistei e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa. I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli e uccisero Jonathan, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. E il peso della battaglia gravò contro Saul. Gli arcieri lo raggiunsero ed egli si trovò in gran difficoltà a motivo degli arcieri. Saul disse al suo scudiero: sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi non mi vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio. Ma lo scudiero non volle farlo perché aveva paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Lo scudiero di Saul, vedendolo morto, si gettò anche egli sulla propria spada e morì con lui. Così in quel giorno morirono insieme a Saul i suoi tre figli, il suo scudiero e tutta la sua gente. Quando gli israeliti che stavano dall'altra parte della valle, di là dal Giordano, videro che la gente di Israele si era data alla fuga e che Saul e i suoi figli erano morti, abbandonarono le città e fuggirono, e i filistei andarono ad abitarle. L'indomani i filistei vennero a spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi tre figli caduti sul monte Gilboa. Tagliarono la testa a Saul, lo spogliarono dalle sue armi e mandarono intorno per il paese dei Filistei ad annunciare la buona notizia nei templi dei loro idoli e al popolo. Collocarono le armi di lui nel tempio di Astarte e appesero il suo cadavere alle mura di Bet-San. Ma quando gli abitanti di Iabes, Galaad, udirono che i Filistei avevano fatto a Saul, tutti gli uomini valorosi si alzarono, camminarono tutta la notte, tolsero dalle mura di Bet-San il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli, tornarono a Iabes e là li bruciarono. Poi presero le loro ossa e le seppellirono sotto la tamerice di Iabes e digiunarono per 7 giorni. Parola del Signore. Questa è la fine triste di un uomo che aveva abbandonato il Signore. Tu seguirai il Signore, camminerai con Lui, osserverai i Suoi comandamenti. Io ti invito a venire con me domani a leggere la parola del Signore. Noi continueremo in questo cammino prezioso della parola del Signore. Perché? Perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Dio ti benedica. Un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Gesù.